Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi tra le tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del potere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e qua, mamma mia, ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 12, 15 ottobre 1919. Continuando il mio solito stato, stavo pensando: come sarà? Sono così cattiva, non sono buona a nulla. Con le privazioni del mio Gesù mi sono ridotta ad uno stato da far piangere, se si potesse vedere anche le pietre. E con tutto ciò non vi sono in me dubbi, né timori di giudizio, né di inferno. Che stato raccapricciante è il mio. Mentre ciò pensavo, il mio amabile Gesù si è mosso nel mio interno e mi ha detto: figlia mia, non appena l'anima entra nel mio volere e si decide a vivere in esso, partono da lei tutti i dubbi e i timori. Succede come ad una figlia di un re, che per quanto si voglia dire dalla gente che non è figlia di suo padre, lei non dà retta, anzi va orgogliosa e dice a tutti: è inutile dirmi il contrario, mettermi dubbi e timori. Io sono vera figlia del re, lui è padre mio, vivo con lui, anzi il suo stesso regno è mio. Sicché a tanti altri beni che porta il vivere nel mio volere, porta insieme lo stato di sicurezza. E siccome l'anima fa suo ciò che è mio, come può temere di ciò che possiede? Sicché il timore, il dubbio, l'inferno si smarriscono e non trovano la porta, la via, la chiave per entrare nell'anima. Anzi, come l'anima entra nel volere divino, si spoglia di sé ed io la vesto di me con abiti regali e queste vesti le metto nel suggello che è mia figlia. Il mio regno, come è mio, è suo e difendendo i nostri diritti, prende parte a giudicare e a condannare gli altri. Dunque, come vuoi tu andare pescando timori? Sei dicembre 1919. Non mi sento la forza di scrivere le mie dolorose vicende, dico solo poche parole che il mio dolce Gesù mi aveva detto e che io neppure pensavo di metterle su carta, ma Gesù, rimproverandomi di ciò, mi ha fatto decidere a scriverle. Ora ricordo che una notte stavo facendo l'adorazione al mio crocifisso Gesù e gli dicevo: amore mio, nel tuo volere trovo tutte le generazioni. Ed io a nome di tutta l'umana famiglia ti adoro, ti bacio, ti riparo per tutti. Le tue piaghe, il tuo sangue lo do a tutti affinché tutti trovino la loro salvezza. E se le anime perdute non possono più fruire del tuo santissimo sangue né amarti, lo prendo io per loro.
per fare io ciò che dovrebbero fare loro. Il tuo amore non voglio che resti defraudato in nulla da parte delle creature, per tutti voglio supplire, ripararti, amarti dal primo fino all'ultimo uomo. Mentre ciò dicevo ed altro, il mio dolce Gesù mi stese le braccia al collo e tutta stringendomi mi disse: Figlia mia, eco della mia vita. Mentre tu pregavi, la mia misericordia si raddolciva e la mia giustizia perdeva asprezza. E non solo nel tempo presente, ma anche nel tempo futuro, perché la tua preghiera rimarrà in atto nella mia volontà ed in virtù di essa la mia misericordia raddolcita scorrerà più abbondante e la mia giustizia sarà meno rigorosa. Non solo, ma sentirò la nota dell'amore delle anime perdute. Ed il mio cuore sentirà verso di te un amore di speciale tenerezza nel trovare in te l'amore che mi dovevano queste anime e verserò in te le grazie che tenevo preparate per loro. Un'altra volta mi disse: Figlia mia, amo tanto la creatura che nel creare il cielo, le stelle, il sole, tutta la natura, non gli lasciai nessuna libertà, sicché il cielo non può aggiungere una stella di più né una di meno. Né il sole sperdere o aggiungere una goccia di luce di più. Invece nel creare l'uomo lo lasciai libero, anzi lo volevo insieme con me a creare le stelle, il sole, per abbellirsi il cielo dell'anima sua e come doveva fare il bene, esercitarsi nelle virtù, gli dava il potere di formarsi le stelle, i soli più splendidi. E quanto più bene faceva, tante più stelle formava. E quanta più intensità di amore e di sacrificio, più splendore e più luce aggiungeva ai suoi soli. Ed io, spaziandomi insieme nel cielo dell'anima sua, gli dicevo: Figlio mio, quanto più bello vuoi farti, più piacere mi dai. Anzi, amo tanto la tua bellezza che ti spingo, ti insegno, e non appena ti decidi, io corro. Ed insieme con te rinnovo la potenza creatrice e ti do il potere di fare il bene che vuoi. Ti amo tanto che non schiavo ti ho fatto, ma libero. Ma ahi, quanto abuso di questo potere che ti ho dato. Hai il coraggio di convertirlo a tua rovina e ad offesa del tuo creatore. Mentre leggevo quest'ultimo brano ho subito pensato, mi è venuto questo pensiero: fortuna che Gesù ha detto a Luisa: scrivi sta cosa, perché se non ci avesse lasciato scritta questa cosa sarebbe stato veramente un bel problema, una bella perdita grossa. Ecco perché in questo scritto Gesù, come spesso accade, dice delle cose belle e grosse, e sarebbe stato un vero peccato non averle a disposizione, non poterle ascoltare. Abbiamo omesso nella lettura, lo dico insomma per ragioni di correttezza, il brano del 3 novembre del 1919, perché è molto personale e, come dire, è diretto allo stato di vittima di Luisa. Quindi già diverse volte abbiamo meditato cercando di estendere, ovviamente in maniera proporzionale e applicabile anche alla condizione di noi comuni mortali, alcune esortazioni che Gesù rivolgeva a Luisa in quanto vittima. Ecco, però, essendo insomma queste meditazioni finalizzate alla crescita interiore, insomma, mi sembrava opportuno, me più opportuno soffermarsi su questi altri due scritti. Il primo dice Gesù, il primo verte su questo punto fondamentale: chi di noi non sogna una cosa di questo genere? Sicché insieme a tanti altri beni che porta il vivere nel mio volere, porta insieme lo stato di sicurezza. Anche questa è una cosa che, se la si vive, c'è da sperare che stiamo cominciando ad entrare in questo regno. Se non la viviamo, ancora in questo regno non ci stiamo. Gesù dice: appena l'anima entra nel mio volere, quindi appena entra, quindi non quando ha consumato insomma una vita perfettissima nella divina volontà che non si smuove più in qualunque cosa accada, insomma, no, questo è il punto di arrivo, è il sogno di tutti noi.
No, Gesù dice, non appena l'anima entra nel mio volere e si decide a vivere in esso, attenzione, entra, quindi comincia a muovere, e si decide a vivere in esso, seriamente. Cosa succede? Partono da lei tutti i dubbi e tutti i timori. Fine. E parte da lei anche il timore dell'inferno, perché i figli della divina volontà non hanno timore dell'inferno. Ma perché? Perché sono superbi, perché non sono umili, perché sono gradassi, perché pensano di essere impeccabili, perché pensano di essere invulnerabili, pensano di non essere tentati, sottovalutano l'azione del demonio, non sono più soggetti a tentazioni, non hanno più le miserie dei figli di Adamo. Tutti no, le risposte a questa domanda. Ma perché conoscono la volontà di Dio più autentica, la volontà di Dio è amore nei nostri confronti, è portarci tutti quanti in paradiso con Lui e farci felici fin da questa terra. E se questa volontà si incontra con la mia volontà, nel senso che io questo lo riconosco, lo accolgo, lo voglio con tutte le mie forze, posso anche permettermi di confidare, certamente, umilmente, ma anche serenamente, che colui che è onnipotente non mi lascerà nelle mani dei nemici. Se permetterà che passi qualche tempo in cui arrivi la tentazione, in cui arrivi la tribolazione, in cui arrivi la prova, in cui il nemico cerchi di farmi cadere o farmi del male, sicuramente, come sta scritto nella Bibbia, Sacra Scrittura, lettera agli ebrei, non permette che siamo tentati sopra le nostre forze, ma insieme alla tentazione ci darà anche la forza e la grazia sufficiente per combatterla, vincerla e uscirla. La sicurezza deriva dal fatto che noi ci siamo, come dire, consegnati nelle mani, abbracciando nel volere dell'Onnipotente, di colui che tutto sa e tutto può, diceva il buon San Francesco. Tutto sa e tutto può. Nessuno può resistere alla divina volontà, nessuno. Cosa dice Gesù nel Vangelo? Le mie pecore non le tocca nessuno, nessuno può sottrarle dalla mia mano. Nessuno. E chi sono le sue pecore? Chi sono le pecorelle per antonomasia? La pecora è l'animale docile per antonomasia. La pecora quando sente il pastore non capisce più niente. La pecora non se lo sogna manco la notte, insomma, di allontanarsi dal suo caro pastore e di andarsene via dal gregge. D'accordo? A meno che non sia una di quelle un po' sprovvedute. Allora, se nessuno può toccarle, nessuno può rapirle dalla mia mano, dove devono stare i timori? Non è la spavalderia, d'accordo? O la strafottenza, o la tracotanza, o l'atteggiamento folle, e chiunque fa questo poi si va a leccare le ferite di chi si mette a sfidare il diavolo, insomma, o a ritenersi al sicuro. Ecco, chi ha queste disposizioni interiori tremi, perché sta per cadere, è di brutto. No. Ma è quella cosa che pur nella coscienza della propria miseria e piccolezza, Signore mio, fortuna che ci stai tu, perché se non ci fossi tu sarebbe la fine, i nemici mi sbranerebbero, ci avrebbero inghiottiti vivi, dice un bellissimo salmo. No, se il Signore non fosse stato con noi, lo dica Israele, se il Signore non fosse stato con noi quando uomini ci assalirono, ci avrebbero inghiottiti vivi nel furore della loro ira. E poi prosegue, le acque ci avrebbero travolti, un torrente ci avrebbe sommerso, ci avrebbero travolti acque impetuose. Sia benedetto il Signore che non ci ha lasciati in preda ai loro denti. Chi recita la liturgia delle ore avrà riconosciuto queste parole, no? Che sono contenute, credo, nelle lodi mattutine. Insomma, adesso non ci metterei la mano sul cuore, non ricordo ovviamente il giorno della settimana. Quindi la nostra forza, la nostra sicurezza è in Dio. Timore, dubbio, inferno, non trovano la porta. Dubbi di cosa? Posso pensare che Dio non dica la verità, posso pensare che Dio mi inganni, posso pensare che Dio menta, d'accordo? O non sia fedele alle sue promesse, o non sia fedele alla sua alleanza. Quindi di che cosa devo dubitare? Di che cosa devo avere paura? Posso anche cominciare a non avere troppa paura, neanche troppo di me stesso, perché guardate, la cosa di cui dobbiamo veramente temere è la nostra umana volontà, quella è la cosa veramente temibile.
Ma anche qui, quando si vive in quella divina, veramente, cioè questo il Signore lo sa e chi lo vive lo comincia a sapere, no? Cioè, dice, Signore mio, per favore, fammi accorgere quando esco dalla tua volontà, fammi percepire quando comincio ad agire di volontà umana, non lo permettere, aiutami a crescere, a discernere, c'è tutto quanto un sincero lavorio interiore volto a questo. E che cosa devi temere? Ti pare che il Signore non ascolta questa preghiera? Cioè, ha detto nel Padre nostro, Advenient regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo e in terra. Se un'anima veramente vuole vivere questo, ma è il cuore del Padre nostro, ma ti pare che il nostro Signore non ascolti questa preghiera? Il problema è che quello che cerchiamo anche di sviscerare con queste meditazioni è che dobbiamo vedere se noi veramente vogliamo questo oppure no? E quindi tirare fuori tutte quante le cose dentro di noi, tutti i pensieri, i desideri, le disposizioni, gli stati d'animo che tradiscono il fatto che altro è quello che pensiamo o vorremmo, altro è quello che stiamo facendo. E in questo caso bisogna rettificare. Ecco, ma detto questo, il resto diviene naturale conseguenza. Ecco, e questo basti per il primo paragrafo. Poi abbiamo il secondo. Ecco, un gesto meraviglioso, no? Questa preghiera bellissima di Luisa, che poi è uno splendido giro nella Divina Volontà, un giro di amore e di riparazione, graditissimo a Gesù. Ecco, quando noi sentiamo queste cose abbiamo un input, no? Quando poi ci troviamo davanti a Gesù, a cuore con Lui, personalizziamo queste cose. Ma le dobbiamo certamente, cioè, se non parte mai una preghiera di questo genere, non va ancora. Ecco, perché chi vive nella divina volontà è innamorato di Gesù, quindi ha a cuore le sue cose. Quindi, bellissima questa cosa, no? E se le anime perdute non possono più fruire del tuo santissimo sangue, me lo prendo io, nella mano, lo prendo io. Per loro e per fare ciò che dovrebbero fare loro, continua, il tuo amore non voglio che resti defraudato in nulla da parte delle creature, cioè capiamo cosa c'è dentro il cuore di quest'anima. Allora, a lei non gli basta che ha accolto completamente l'amore di Gesù e lo ricambia come può, no, perché sa che Gesù dispiace che tutta la sua montagna di amore da moltissime anime sia reso vano. Sono delle ladre, d'accordo? Nel senso che rubano e defraudano Gesù del diritto di vedere accolto quell'amore per il quale ha versato tutto quanto il suo sangue. Non gliene importa proprio niente. E da un punto di vista oggettivo, questo è un problema grosso, d'accordo? È uno spreco di grazie. Ma se noi non dobbiamo sprecare neanche la mollica di pane, non dobbiamo farlo, e chi vive nella divina volontà su questo impara anche su questo ad essere assolutamente ferreo, non ci sono sprechi nella vita di un figlio della Divina Volontà, di nessun tipo, neanche la mollica di pane. Figuriamoci dinanzi a tanta grazia sprecata. Mi pare che abbiamo fatto, insomma, tempo fa, sì, non ricordo abbastanza bene, una meditazione si intitolava proprio Grazie sprecate, ma le grazie non si sprecano. E allora bisogna andarle a riprendere, d'accordo? Bisogna andare a riprendere. Se qualcuno non l'ha presa, me le prendo io. E non soltanto me le prendo io, ma ti do il ricambio, quindi voglio supplire, ripararti dal primo all'ultimo uomo per tutti quegli esseri folli, di una deprecabile follia, che le hanno sprecate le tue grazie, che le hanno rifiutate, che ci hanno sputato sopra, che si sono chiusi ad esse. Lo faccio io. E ho sentito come Gesù ha reagito dinanzi a questa cosa. Mentre tu pregavi, le misericordie si raggiungeva e la giustizia per dire asprezza. Ancora, attenzione, siccome sei entrata nella mia volontà, detto, io entro nel tuo volere e trovo tutte le generazioni, subito, non ci vuole niente. E a nome di tutta l'umana famiglia ti adoro, ti bacio, ti riparo per tutti. E le tue piaghe, il tuo sangue lo do a tutti affinché trovi una salvezza pure alle anime perdute. E siccome loro non possono usufruirne, lo prendo io per loro.
E Gesù diceva non soltanto la misericordia ti raddolcì e la giustizia per te la sprezza, ma questa preghiera l'hai fatta nella divina volontà, quindi rimane cristallizzata nel tempo presente e nel tempo futuro, e grazie ad essa la misericordia scorrerà più abbondante e la giustizia sarà meno rigorosa. Ma ci pare una cosa di poco conto, una cosa del genere? Oltre al beneficio immenso che produce la nostra anima, non solo, dice Gesù, ma sentirò la nota dell'amore delle anime perdute. Ma guardate quanto è gradito questo pensiero al Signore, no? E il mio cuore sentirà verso di te un amore di speciale tenerezza nel trovare in te l'amore che mi dovevano queste anime, e verserò in te le grazie che tenevo preparate per loro. Vedete, a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che credete di avere. Prendete il talento e datelo a chi ne ha 10. Vedete come sono echi viventi del Vangelo. Cioè, ma come, ce ne hanno già altri 10? A chi ha sarà dato, a chi non ha, chi l'ha sprecato quello che io gli ho dato, ha messo il talento sottoterra, glielo tolgo e lo do a chi ne ha 10. Perché è giusto che sia così, perché le grazie non si sprecano. Chi le spreca ne pagherà le conseguenze amare, ma chi non le spreca beneficerà anche delle grazie sprecate altrui. Nella divina volontà questa cosa diviene all'ennesima potenza. E poi, l'ultimo punto di meditazione, un'altra cosa meravigliosa, la nostra libertà, la cosa più bella che Dio ci ha donato. Una libertà, anzitutto dovremmo comprendere la nostra dignità. Dice, guarda che io ho creato l'universo intero. Il sole non c'ha il potere di cambiare una virgola quello che ha, non può dare un fotone di luce in più. Nell'universo non si può creare un atomo di materia in più rispetto a quello che ho creato io, né tantomeno una stella in più o cose del genere. Perché tutte quante le creature irragionevoli sono determinate, non sono libere. Ma l'uomo no. Lo lasciai libero perché? Perché lo volevo insieme con me a creare le stelle, il sole. Noi sappiamo, no? Dagli scritti. Quando si entra nella divina volontà, tra le altre cose, non si trovano soltanto tutte le umane generazioni, si trova la creazione. E fuso con la divina volontà, io posso dire che partecipo all'opera creativa di Dio, lo dice tante volte Gesù negli scritti. Io non me ne rendo conto, non me ne accorgo, ma è così. Certamente nello stato di giustizia originale, rimando alle meditazioni fatte a suo tempo su Adamo e la vita nella divina volontà, le catechesi, il ciclo di catechesi, Adamo aveva una coscienza e una percezione molto profonda di questo, a differenza di noi. Quindi dà la libertà perché lo vuole elevare insieme con lui, addirittura a renderlo partecipe della creazione. Non diventerete come Dio autonomamente da lui conoscendo il bene e il male. E poi per esercitarsi nelle virtù. E ogni virtù, che cosa succedeva? Che era luce, stelle. Questo vale tuttora. Lo dicevo recentemente ad un incontro con qui in parrocchia, quando parlavamo della vita del mondo che verrà, del paradiso. Ogni minimo bene fatto in più ce lo troviamo dall'altra parte, punto. Perché il male fatto, se noi ce ne pentiamo e lo confessiamo e poi il Signore oppure la nostra penitenza ci purifica, è completamente cancellato. Ma il bene fatto no, il bene fatto rimane in eterno. Eppure un bicchiere d'acqua in più dato a chi ha sete, dice Gesù, non perderà la sua ricompensa. E allora quanto più bene faceva, riprendo la lettura del testo, tante più stelle formava e quanta più intensità di amore e di sacrificio, più splendore e più luce aggiungeva ai suoi soli. Si diventa più belli. E Gesù, vedendo l'uomo diventare sempre più bello, e come si diventa sempre più belli? Esercitando bene la nostra libertà. Si diventa bellissimi. Quanto più bello vuoi farti, più piacere mi dai. Perché Gesù è contento di vederci contenti, è contento di vederci belli.
Anzi, amo tanto la bellezza che ti spingo, ti insegno. E non appena ti decidi, perché sempre questo è il problema, decidersi. Io corro insieme con te, rinnovo la potenza creatrice. E ti do il potere di fare il bene che vuoi. Ma l'uomo questo non può fare. E l'averci fatto liberi, qualcuno rimprovera il nostro Signore, che dice, ah, ci hai fatto liberi, così possiamo dannarci, era meglio che la libertà non ce la davi. Bella roba che sarebbe stato. Bella vita. Bell'amore soprattutto, no? L'amore genera schiavi? L'amore genera figli liberi, questo pensiamo quanto è importante anche nel nostro rapporto interpersonale con tutti, no? Un rapporto non è benedetto da Dio quando è un rapporto che genera dipendenza, che genera legami, lacci, d'accordo? Un rapporto è di amore quando lascia la persona nella più assoluta libertà, non crea dipendenza, non crea vincoli, non crea legami, non crea soggezioni, di nessun tipo. E se vede che nascono, li spegne subito. Non li alimenta, pensiamo a tante cose, insomma, a tante relazioni, anche relazioni spirituali, che tipi di dinamiche perverse possono instaurarsi. Perverse non vuol dire necessariamente impure o da cronaca drammaticamente attuale di tristi vicende ben note, no no, perverso è anche un rapporto che tende ad essere manipolatorio, che tende ad essere irrispettoso della dignità altrui, della libertà altrui, che tende ad attaccare a sé le persone, ad attrarle, a togliergli il libero arbitrio, a condizionarle in maniera negativa, ecco, nelle scelte, fino alle cose più gravi, insomma, che accadono in certi ambienti, no? E il plagio, si pensi, insomma, purtroppo a certi ambienti ben noti, insomma, che girano, insomma, anche nel mondo delle cosiddette sette. Quelle sono cose orribili, perché sono tutti quanti attacchi diretti alla condizione di libertà, e è il diavolo che tende e vuole ridurre gli uomini alla schiavitù. Schiavitù, libertà, un termine, è un binomio fondamentale per noi. Siamo stati chiamati alla libertà dei figli di Dio, dice il Nuovo Testamento, non soltanto ci sono gli scritti di Luisa, ed è il peccato che genera la schiavitù, ed è il demonio che vuole al suo seguito schiavi, non liberi, gente soggiogata, gente incatenata. La grande libertà, dare al prossimo la libertà, è grande cosa compiuta nella divina volontà. La usa male? Se la usa male, Dio l'ha corso questo rischio. Se ne lamenta, quanto abuso di questo potere che ti ho dato, hai il coraggio di convertirlo a tua rovina ad offesa del tuo creatore. Questo è un rischio, è chiaro che il Signore non è contento di questo, ma pur non essendo contento di questo, la libertà non la toglie, non schiavizza le persone. Continua ad esortare, ad invitare e a raccomandare di usarla bene, ma non la toglie. Ecco, questo è quello che dobbiamo fare anche noi in tutti i nostri rapporti interpersonali, compresi quelli, penso ai genitori, siamo genitori che vogliono fare dei propri figli dei cloni, che vogliono che il figlio faccia tutto quello che dicono loro, la scuola che dicono loro, l'università che dicono loro, il lavoro che dicono loro, lo stato di vita che dicono loro. Ma che cos'è sta roba? Certo, un genitore c'ha il compito di consigliare, di indirizzare, per carità, di aiutare, ma non può imporsi su queste cose. Ecco.
attraverso questa bella meditazione abbiamo contemplato la sicurezza, ecco, e la libertà dei figli del Divino Volere che vivono in questa dimensione, in questo orizzonte di amore sconfinato a Gesù. O Santa Vergine Maria, comprendiamo insomma quanto questo sia importante, sia desiderato da tutti noi. Ecco, quindi, come sempre, concludiamo la nostra meditazione con la supplica di aiutarci a fare che tutto questo diventi veramente patrimonio della nostra esistenza, realtà vissuta, ecco, per poter gustare davvero quanto è bello e quanto è soave vivere in questo mondo tutto di cielo. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.